Calendario per un'Europa possibile. 12 riflessioni, una per mese. 6 donne, 6 uomini che hanno costruito i pezzi di un'Italia che non si arrende e che sentiamo la necessità di portare in Europa. Crediamo che un calendario sia la giusta metafora di un tempo non infinito, ma anche rappresentazione della necessità di segnare questo tempo con la costruzione di un'Europa e di un mondo diversi e migliori. Sono le nostre radici, ma vorremmo diventassero anche i nostri germogli. Per un mondo da sogno bisogna essere capaci di sognare. Abbiamo scelto di iniziare il nostro calendario di Speranza 2009 con un pensiero di Tiziano Terzani. Tiziano scriveva: «Il problema è che l'Europa deve trovare una leadership politica più creativa. Quella attuale non è capace di inventare niente. Siccome la situazione è nuova, ci vuole gente capace di pensare il nuovo. Occorre gente che non abbia paura di perdere le elezioni, che abbia il coraggio di esporsi, di dire le cose impopolari. Oggi in Occidente bisogna dire chiaramente che dobbiamo dividere la nostra ricchezza. Dobbiamo cambiare atteggiamento nei confronti del mondo. Non potremo mai essere in pace se gli altri sono in guerra. Non potremo mai essere felici se gli altri non lo sono. Non potremo avere un mondo di serenità quando c'è una metà del mondo che si preoccupa di ingrassare e l'altra che non ha da mangiare». Passiamo perciò a febbraio 2009 con una delle donne più straordinarie e immaginifiche, Rossana Rossanda, che ci porta in un bagno di umiltà. Infatti Rossana ci ricorda come le scelte prima si fanno e poi ci fanno loro. La frase completa è: «Conoscevo al sud chi si faceva carabiniere o seminarista per necessità, ma diventava poi molto carabiniere e molto seminarista. Le scelte prima le facciamo e poi ci fanno». Operare perciò una scelta giusta è importante affinché poi anche le altre nostre scelte ricalchino una via di pace, di giustizia e di consapevolezza. E a proposito di pace, abbiamo scelto marzo 2009 Alex Zanotelli. «Vi vorrei pregare», scrive, «con tutto il cuore, di avere il coraggio di una scelta radicale di non violenza. Questo sistema è violento per natura. Noi dobbiamo costruire un sistema non violento, una civiltà della tenerezza». La scelta della non violenza come l'opzione più difficile, però in realtà anche l'unica possibile se davvero vogliamo contribuire a cambiare le cose che non ci piacciono. Aprile 2009, passiamo da un padre, Alex Zanotelli, a un prete, Don Lorenzo Milani, due delle persone più laiche a questo mondo, infatti invise alle alte gerarchie vaticane. Don Lorenzo Milani scriveva: «L'obbedienza è un vizio al quale cedere fa sempre molto comodo». Don Lorenzo Milani è l'antesignano della disobbedienza, una disobbedienza civile, costruttiva, creativa, una disobbedienza che è anche costruzione di un qualcosa di nuovo e non soltanto una negazione di ciò che non ci piace e un rifiuto. Maggio 2009 abbiamo Rita Levi Montalcini, abbiamo scelto lei perché ci piace, perché è una donna che sta vivendo, non solo che ha vissuto, ma che è tutti i giorni impegnata in un qualcosa di diverso. E infatti scrive: «Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita». E queste sono parole che fatte per farci assaporare il profumo e il sapore di che cosa vuol dire riuscire a non perdere gli attimi, a non sprecare i momenti. «A che serve vivere se non c'è il coraggio di lottare?» scrive Giuseppe Fava, noi l'abbiamo messo nel mese immediatamente successivo a quello di Rita Levi Montalcini. Non a caso Fava ci ricorda come sia sciocco passare dall'apatia al menefreghismo quando in realtà abbiamo gli strumenti per mettersi insieme e per incidere nel cambiamento. Luglio 2009 abbiamo scelto Giovanni Falcone. «Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola». E questo detto da lui, da una persona uccisa dalla mafia, uccisa anche da uno Stato troppo spesso compiacente con i poteri mafiosi, è qualcosa che fa da una parte venire i brividi e dall'altra riempirci di speranza. Agosto 2009, Dacia Maraini, splendida, un'autrice, scrittrice di teatro, una sorella artistica, dice: «C'è un perché nascosto in tutte le cose che conduce a un altro perché, il quale suggerisce un piccolissimo e imprevisto perché, da cui scaturisce probabilmente un altro nuovissimo e appena nato perché». Un gioco di parole in cui
ci prospetta come sia importante non adagiarsi mai, non pensare mai di essere arrivati, no? Il famoso camminare domandando, questo continuo chiedere, questo continuo domandare perché, e perciò anche questo continuo scoprire nuove modalità, nuove relazioni, nuove situazioni. Settembre 2009 è Franca Rame. Franca Rame è stata oggetto di uno stupro bestiale, come lo sono tutti gli stupri, e lo ha raccontato in scena, lei attrice, in un monologo che ha intitolato Lo stupro. Io vi leggo un brevissimo passaggio. Scrive Franca Rame: io non posso fare nemmeno un movimento, è perché sono come congelata. E perché ora quello che mi sta dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena, no? Si è messo più comodo. Mi tiene tra le sue gambe dal di dietro. Come si faceva anni fa quando si toglievano le tonsille ai bambini. È orribile sentirti godere dentro da delle bestie orrende. Franca Rame ha raccontato tutto sulla scena, attraverso una sorta di liberazione da un qualcosa da cui lei in verità non si libererà mai, ma con cui noi siamo chiamati a confrontarci, siamo chiamati anche a lottare per contribuire attraverso il piccolo nostro mattoncino di informazione, di conoscenza, di condivisione, di tentativo di trasmissione di consapevolezza e di cultura, a far sì che la brutalità maschile sia estromessa dalla concezione umana. Ottobre 2009, Pierpaolo Pasolini che scrive, se la prende con l'uomo medio. Pasolini scrive: lei non ha capito niente perché è un uomo medio. Un uomo medio è un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, razzista, schiavista, qualunquista. Pasolini non ha pietà dell'uomo medio. Pasolini non ha pietà di colui che conosce, di colui che sa e che al tempo stesso non fa niente per cambiare lo stato delle cose. Passiamo a novembre 2009 con Alda Merini. Alda Merini è una scrittrice, una poetessa, un'innamorata della vita e, come dice lei stessa, degli uomini. Alda Merini è una pazza. Chi sono i pazzi? I pazzi sono le minoranze, i pazzi sono coloro che resistono nonostante tutto e spesso nonostante tutti. Merini scrive: di fatto non esiste pazzia senza giustificazione. Ogni gesto che dalla gente comune è sobria viene considerato pazzo, coinvolge il mistero di una inaudita sofferenza che non è stata colta dagli uomini. Io ricordo Giorgio Antonucci, uno dei più importanti e famosi medici antipsichiatri, nato, vissuto a Firenze, ha operato però in vari manicomi in tutta Italia, ad esempio a Modena, uno stretto collaboratore di Franco Basaglia, che diceva: se io parlo alla Madonna, tutti dicono che sono credente, ma se dico che la Madonna ha parlato a me, allora sono pazzo. Volete rinchiudere la Madonna? Da novembre, chiaramente dicembre, un finale, un'altra donna ancora, Maria Luisa Spaziani. Finiamo con una boutade, uno scherzo, che però scherzo non è, e che anzi coinvolge in una riflessione importante e drammatica tutto il genere umano maschile. Maria Luisa scrive: devi sentirti libera, mi disse, ti autorizzo io. Gli uomini a volte sono buffi e ridicoli anche quando pensano di essere seri ed importanti. Ecco, noi attraverso questo calendario, questo piccolo, semplice, fotografico, in parte narrativo calendario 2009 per un'Europa possibile, un'altra Europa diversa e migliore, speriamo di aver contribuito con alcuni piccoli germogli che speriamo diventino presto le nostre radici condivise.